Buonasera a tutti. Questa sera prepareremo un piatto tipicamente ligure, un piatto a base di pesce e la burrita. La burrita io la faccio questa sera con del cuore di merluzzo, ma si può fare con svariati pesci, allora diventa più una sorta di brodetto, oppure fatta con le seppie. Si possono mettere i piselli, si possono mettere i funghi. Io ho la mia versione, che piace sempre molto a tutti quanti ed è un ottimo piatto da mangiare da solo, oppure anche uno splendido accompagnamento per la polenta, sia fresca sia a crostoni, oppure un ottimo riso pilaf. Bene, questa sera per cui burrita di merluzzo. Eccoci la consueta panoramica degli ingredienti. Questa volta saranno un po' più del solito, ma tranquilli, non un certo numero inaccessibile. Allora, partiamo con dei filetti di merluzzo belli pronti che poi taglieremo a pezzetti. Andiamo in ordine di presentazione: basilico, cipolle, aglio che si può lasciare o togliere, prezzemolo, funghi secchi, olive. Normalmente io utilizzo delle olive taggiasche, in questo caso mannaggia che me la finite, userò una nocellare etnea che secondo me si presenta molto bene. Vino bianco, poi abbiamo dell'olio che è un po' particolare quest'olio, perché è un olio al basilico, vedete in fondo c'è un'infusione di basilico, per cui è un olio molto profumato, sale, pepe, filetti di alici e farina. Bene, come prima cosa andiamo a preparare il pesce che deve essere tagliato a pezzetti, infarinato e rosolato. Abbiamo tagliato il baccalà in pezzi di questa dimensione, più o meno la lunghezza di 4 dita circa, e abbiamo messo a bagno in acqua tiepida i funghi. Adesso tagliamo le cipolle, aggiungiamo l'aglio e facciamo rosolare nell'olio al basilico. Cipolle tagliate sottili e spicchi d'aglio a rosolare in olio. Mi raccomando, ricordate sempre di salare la cipolla di modo tale che lasci fuori tutta la sua acqua. A questo punto copriamo e andiamo a occuparci del baccalà, del merluzzo. Eccolo qua, il nostro bel merluzzo. Eccolo, lo infariniamo. Solita metodologia, foglio di carta forno sul fondo del lavandino, farina e infariniamo per bene. Quando sarà rosolata la cipolla con l'aglio, metteremo il nostro baccalà assieme alla cipolla e all'aglio a rosolare. Ecco, una volta che il soffritto ha cominciato a prendere corpo, aggiungiamo dei filetti di alici, ecco qua, per dare sapore e consistenza al piatto. Ecco, poi andiamo a sfaldarli bene, e del basilico fresco, ovviamente adesso ho una mano sola, perdonate, togliamo le foglie e mettiamo un po' di basilico fresco e alici. Cavoli, mi sono fatto vecchio, si cantava eppur mi sono scordato di te, come ho fatto non so, ho dimenticato i pinoli. Non si fa fare una burrita genovese senza i pinoli, chiedo perdono. Ad ogni modo, i pinoli vengono messi una volta che il soffritto si è creato, per cui lo mettiamo dopo aver rosolato il merluzzo. Per cui adesso che stiamo terminando di preparare il soffritto in cui metteremo a rosolare il merluzzo, una volta fatto aggiungeremo poi gli altri ingredienti, tra cui anche i pinoli. Ci lo perdono. Ecco qua, il soffritto è pronto e ha accolto i filetti di merluzzo. Mi raccomando, mettete sempre per primi al centro della padella dove il calore è più forte i pezzi più grossi, mettendo invece di lato quelli più bassi, più piccolini, così almeno avranno una cottura uniforme tutti quanti i pezzi di merluzzo. A questo punto bisogna farli rosolare per bene, sia da una parte sia dall'altra, dopodiché li spruzzeremo con del vino bianco. Io eviterei di salare perché abbiamo già messo le acciughe e poi il merluzzo è già sapido di suo. Al limite poi potremo andare a salare un po' il sugo che andremo a creare. Per cui rosoliamo per bene il merluzzo da un lato e dall'altro e poi, una volta terminata la rosolatura, lo spruzzeremo di vino bianco. Mentre il merluzzo rosolava, ormai siamo andati al punto giusto, ho snocciolato le olive. Nocellare etnea sono olive
pressate, pestate, per cui sono rotte in mezzo e si aprono benissimo con le mani. Ora adesso andiamo a spruzzare di vino bianco, così per dare un po' di acidità al piatto, eccolo qua, alziamo pure il fuoco e facciamo evaporare un po'. Dopodiché dovremo togliere il merluzzo e tenerlo su un vassoio in caldo, perché dovremo comporre il sugo all'interno del quale poi riadageremo il merluzzo per terminare la cottura. Tolto il merluzzo, tenuto da parte, nel fondo di cottura andiamo a mettere allora le olive, per bene, poi andiamo a mettere i funghi. Io ci metto sempre anche l'acqua del fungo in cui hanno ammollato, perché secondo me è giusto utilizzarla, anche perché comunque avrei dovuto aggiungere dell'acqua, per cui ecco qua. Poi i pinoli, non tutti perché sarebbero troppi, una buona metà di questi, ecco così, perfetto. Ecco qua, abbiamo aggiunto a questo punto i funghi, i pinoli e le olive. Facciamo girare un attimo per bene a fuoco in modo tale che si insaporisca tutto quanto. Dopodiché abbiamo alzato un po' il fuoco, dopodiché sentiamo il sugo, lo assaggiamo per sentire se è giusto o meno di sale, e a questo punto si può reintrodurre il merluzzo. C'è a chi piace anche aggiungere del pomodoro o comunque del conserva, del triplo concentrato. Io questa sera invece lo voglio fare in bianco, così com'è. Per cui aggiungerò solo un po' di brodo ancora per poter allungare un po' e poter terminare di cuocere il merluzzo. Adesso facciamo riprendere bene calore al sugo. Ok, abbiamo portato a bollore nuovamente il sugo che abbiamo per bene rimestato e omogenizzato, amalgamato in modo tale che tutti i sapori siano perfettamente sposati, le olive, i funghi, i pinoli, il basilico. Adesso rimettiamo per pochi minuti il merluzzo all'interno del sugo, dopodiché andremo ad impiattare. Il merluzzo rimpadellato, gli facciamo riprendere un po' di calore in modo tale che sia ben uniforme e poi andiamo a riporlo sul vassoio di portata. Tolto il merluzzo, l'abbiamo impiattato in un bel vassoio e adesso stiamo facendo restringere un po' il sugo da mettere poi sopra. Ecco, direi così ci siamo. Allora, spegniamo il fuoco, andiamo a mettere per bene il sugo sopra il baccalà, ecco qua, così, perfetto. Poi in ultimo, sia per aspetto decorativo che per aspetto gustativo, una spruzzata di prezzemolo fresco tritato, ecco qua. E voilà, la burrida di merluzzo pronta. Buon appetito a tutti!